come capofila del gruppo Pausania. Questo è un incontro per parlare, appunto, come avete letto sul giornale, ricevuto attraverso gli inviti alle associazioni e attraverso le mail che, insomma, a diversi di voi penso siamo arrivati. Un incontro per approfondire un tema che è della Banca del Tempo, che è stato inserito qualche anno fa nel Plus, abbiamo ben decollato, stava per essere depennato all'interno del Plus, invece abbiamo deciso di crederci, nel senso che c'è fiducia che possa prendere piede questo tipo di iniziativa sul nostro territorio, e quindi la ragione di questo incontro. La Banca del Tempo, poi ovviamente l'approfondimento toccherà in questo senso all'esperto, nel senso che abbiamo come ospite Tore Pano, il dottor Pano, che ci ha fatto la cortesia, veramente, e di questo lo ringraziamo di cuore, di essere qua a titolo assolutamente gratuito, quindi proprio per amore di questi temi, e quindi c'è veramente un ringraziamento sentito a Tore, perché possa appunto introdurci a questo argomento che alcuni dei presenti già hanno avuto la possibilità di approfondire, almeno ad un primo livello, in un incontro che già si è tenuto nel mese di aprile, se ricordo bene, e che per gli altri, se non per tutta la cittadinanza, cioè, sarà un momento per approfondire. È uno strumento che riteniamo estremamente importante e interessante, sia perché nel contesto economico attuale può essere uno strumento che favorisce non solo lo scambio assolutamente democratico, perché è uno scambio che, come abbiamo modo di vedere, non si basa sul valore economico della prestazione, ma si basa sull'unità temporale, per cui un'ora del mio tempo vale un'ora del tuo tempo, a prescindere dal fatto che tu venga a casa a fare le pulizie, che tu dia ripetizioni di una lingua straniera, ad esempio, e quindi è uno strumento che riteniamo importante, diciamo, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale, perché crea comunque la possibilità di relazioni sociali anche in ambiti nei quali, come ci diceva anche Tore, difficilmente ci saremmo lanciati se non ci fosse stata l'opportunità della Banca del Tempo, come quella loro che già conta 300 euro iscritti. Quindi nel ringraziarvi dico che secondo me è un'opportunità per ricostituire quel cerchio. Poi mi rifaccio a un convegno che ho seguito circa 10 anni fa, credo, sempre tenuto da Tore Pano, che aveva come titolo Il cerchio infranto, parlava proprio, cioè era una parafrasi in qualche modo, una trasposizione di quello che era il cerchio di Subalbutundu, che si era aperto con tutte le implicazioni sociologiche e antropologiche per offrirsi a un pubblico, quindi da una comunità intima che festeggiava si apriva anche in chiave folcloristica con tutte le implicazioni che non sto a riassumere perché era un convegno interessantissimo. Io credo che sia invece questa l'occasione per ricostituire questo cerchio di un ballo tondo di solidarietà e di scambio in cui realmente il cerchio poi si può allargare, perché non necessariamente si balla in 20 o 30, ma potremmo arrivare a ballare in 100, in 500, in 1000, questo ballo dello scambio che non è basato su un valore economico, ma che poi ha anche delle implicazioni economiche. Quindi questo è l'augurio per il nostro territorio, che questa realtà possa diventare una realtà fattiva, e quindi vi ringrazio ancora per essere qua e ringrazio ulteriormente Tore per questa disponibilità.